e pastori, protagonisti di questa giornata qui a Piano Roseto per la 155esima fiera della pastorizia. Andiamo subito a scoprire i protagonisti della giornata. E siamo con il presidente della Camera di Commercio, Giustino Di Carlantonio. Presidente, una Camera di Commercio sempre a fianco di questi pastori per ascoltare le problematiche dei pastori. Ma sì, è un settore questo dell'allevamento e della produzione delle tipicità locali che vive anch'esso un momento di particolare difficoltà. La Camera di Commercio ormai da tanti anni organizza questo evento, questa giornata. Questa è la 155esima fiera della pastorizia, quindi sinonimo di una vecchia tradizione che noi non vogliamo far morire, perché qui la gente, nonostante le difficoltà, vuole andare avanti, vuole continuare nonostante le difficoltà che si incontrano nell'operare, nel vivere in montagna. Quindi il significato di questo evento per noi è anche questa testimonianza di vicinanza delle istituzioni a questa gente, a questi operatori che non vogliono mollare. Assolutamente, sono più di 30 pastori che portano i propri animali, sono tante imprese. Qual è il sostegno poi fattivo della Camera di Commercio? Diciamo che la Camera di Commercio impegna notevoli risorse per questa giornata, però sono risorse che vanno quasi interamente agli allevatori e agli operatori, perché naturalmente anche tutta questa gente che viene crea un effetto moltiplicativo sull'economia locale. Diciamo che il nostro impegno rimane perché questo è l'unico momento in cui la montagna teramana ha la sua visibilità, l'unico momento dell'anno. Per cui l'impegno è quello di continuare a organizzare questo evento. Per cui come dire, in uno scenario che è quello della crisi ci sono parole positive, parole di speranza. Quali sono le prospettive per questo settore che è la pastorizia? Ma è un settore che vive grandi difficoltà, c'è la concorrenza straniera. Diciamo che il sostegno è soprattutto ad operare sempre in qualità, perché solo operando in qualità, cercando di migliorare la qualità dei prodotti, ci si può distinguere e ottenere anche, diciamo, un qualcosa in più. Oggi ci saranno anche delle relazioni di carattere tecnico proprio sulla qualità degli allevamenti e dei prodotti, insomma, questo è lo stimolo che possiamo dare. Anche perché sentiamo spesso, insomma, carni non troppo controllate fuori dall'Italia, per cui quanto è importante consumare carni nel proprio territorio. Esatto, è importantissimo, questo i consumatori comunque lo hanno avvertito, anche se in questo momento di difficoltà la gente purtroppo fa attenzione anche al risparmio più che alla qualità. Ma è un discorso che la crisi dovrà finire, quindi la qualità avrà comunque il suo peso e la sua importanza. Siamo con il direttore generale della Camera di Commercio, Giampiero Sardi. Direttore, sottolineiamo il sostegno della Camera di Commercio per mettere in piedi la 155esima edizione della Fiera della Pastorizia qui a Piano Roseto, una terra al confine tra Cortina e Crognaleto. Sì, questa è la 155esima edizione e è nata prima della stessa Camera di Commercio, perché la Camera di Commercio è stata sorta nel 1860, quindi insomma è più vecchia della stessa Camera di Commercio. È una fiera che ogni anno si ripete, quest'anno con un grande sforzo da parte dell'ente camerale, che però ha voluto che questa iniziativa andasse avanti per tener conto di quelle che siano anche le problematiche, no, del mondo pastorale, di imprenditori iscritti alla Camera di Commercio, quindi è giusto che almeno per una volta l'anno si tenesse conto anche di questa gente. Beh, io penso che sia un grande impegno quello di poter ascoltare i tanti pastori, perché ricordiamo l'Abruzzo è una terra che si fonda sulla pastorizia e sulla transumanza, per cui dare ascolto ai tanti pastori, a quelli che insomma dedicano la propria vita a questo lavoro. Ma sicuramente, perché oggi la pastorizia potrebbe essere anche un'opportunità. In un momento, in un contesto socio-economico difficile, in una difficoltà che riguarda chiaramente non solo l'Abruzzo, ma l'Italia e forse anche altri paesi europei, forse questo tipo di impresa può essere uno sfogo importante per tanti giovani che in attesa di occupazione possono appunto dedicarsi a un'attività che, anche se con grandi sacrifici, produce reddito. Questa mattina in questo bellissimo posto che è Piano Roseto possiamo vedere tanti imprenditori che portano i propri animali qui, ma anche tante imprese con i prodotti locali. Sì,
perché non è solo la festa della pastorizia. Noi abbiamo chiesto alle associazioni di categoria di far sì che tanti imprenditori dell'artigianato, del commercio, non solo della provincia di Teramo, potessero occupare questi spazi, e proprio perché appunto non è solo la festa della pastorizia, ma è un modo anche per incentivare il commercio, i consumi, in un momento appunto storico particolarmente difficile. Lei si occupa della Fiera della Pastorizia da più di 10 anni. Quanti pastori sono presenti oggi in questa pianura che è stupenda? Allora, nel corso degli anni il numero degli allevatori è cresciuto considerevolmente. Quest'anno abbiamo 82 allevatori presenti, tra equini, bovini, come avete visto anche ci sono degli asini, dei muli e così via. Quindi 82 allevatori, poi c'è una presenza di 45 produttori di prodotti tipici artigianali, e poi nell'area commerciale ci sono 13 associazioni pro loco del territorio che propongono enogastronomia, e poi nell'area commerciale, come potete vedere, c'è un numero enorme di commercianti di varie merceologie, e un'area animazione per i bambini. Ma devo dire che è davvero sorprendente il lavoro che c'è dietro, perché questa pianura enorme, per chi non c'è mai stato alla Fiera della Pastorizia, si divide alla nostra sinistra gli imprenditori con i pastori e alla nostra destra gli imprenditori con i prodotti locali. Una cosa che mi piacerebbe sottolineare è quanto lavoro c'è dietro, a quante persone dà lavoro, ecco, la pastorizia in questo senso. Allora, la pastorizia, come è noto, negli ultimi decenni ha avuto un calo fisiologico dovuto all'abbandono della montagna da parte dei residenti, però è ancora una componente essenziale dell'economia montana. Sono tanti pastori che tuttora ancora sono sulle nostre montagne, che quindi svolgono faticosamente ogni giorno questo tipo di lavoro, un lavoro che poi viene reso ancora più difficile da alcune purtroppo circostanze, ad esempio c'è la forte presenza di cinghiali, c'è la forte presenza adesso del lupo, che naturalmente incide sulla numerosità dei capi che gli allevatori hanno, quindi ci sono perdite che poi si fa fatica a compensarle, e quindi questo è già un elemento molto critico per il pastore. I numeri: la pastorizia genera delle microeconomie che vanno dalla lavorazione del latte alla produzione di prodotti tipici. Negli ultimi anni abbiamo visto una proliferazione di piccole aziende casearie che producono prodotti tipici. Oggi abbiamo qui una larga rappresentazione. Sicuramente non siamo ai numeri di una volta, però oggigiorno c'è un certo ritorno anche all'allevamento vino, testimoniato dal fatto che alcuni giovani imprenditori stanno seguendo le orme dei padri e quindi sono tornati in montagna per allevare e quindi per anche trasformare il latte e produrre prodotti tipici. Una riscoperta? Sì, una riscoperta, è l'inizio, speriamo che sia l'inizio, ovvero ci sono dei casi che ho citato che naturalmente fanno un bel sperare. È naturale che forse le istituzioni dovrebbero fare qualcosa in più per incoraggiare i giovani a tornare in montagna e quindi a vivere in montagna e a ricreare, ecco, queste piccole microeconomie che potrebbero consentire anche un'integrazione con altri segmenti dell'economia montana, quali ad esempio il turismo. Ovviamente, anche perché sottolineiamo il fatto che la pastorizia, lo diceva anche Ignazio Silone, chiamandoli cafoni, no? E comunque il pastore, il contadino, ha fondato l'economia anche abruzzese. Certamente, i nostri padri erano pastori e la pastorizia è un lavoro che impegna il lavoratore quotidianamente, tutti i giorni dell'anno, non c'è sosta, quindi è un lavoro veramente molto duro e quindi va riconosciuto il merito a queste persone che lavorano tutti i giorni dedicano quasi completamente il loro tempo all'allevamento vino. Purtroppo non è ben ricompensato questo lavoro, perché si fa fatica poi a traslare tutto questo lavoro in una remunerazione adeguata per gli allevatori. Per lo sforzo, tra l'altro, che si fa. Noi ringraziamo il segretario Fleurimbi e vi lasciamo alla visione di questa splendida manifestazione che tra l'altro si sta riempiendo tantissimo di gente. Grazie segretario. Grazie, grazie, buona giornata.
Siamo con il presidente della Prologo qui di San Giorgio, Elisabetta De Angelis. Presidente, è stato difficile muovere i fili di tutta l'organizzazione di questo evento che a quest'ora ha già riempito tutta la pianura. Anche se da anni che organizziamo questa fiera, ogni anno delle difficoltà logistiche, organizzative ci sono sempre, anche perché ogni anno aumentano sempre più sia gli espositori artigiani di prodotti tipici, sia anche gli espositori commerciali, anche gli allevatori di ovini che vogliono venire ad esporre il bestiame stanno aumentando ogni anno di più. Quindi poi gestirli e organizzare cercando di accontentare un pochino tutti è ogni anno sempre più un problema. Quante associazioni ci sono, la sinergia che c'è, abbiamo sentito che sono coinvolte molte Prologo anche magari con gli stand, quante associazioni nel territorio partecipano per mettere insieme questa manifestazione, questa 150 fiera? Diciamo che tutta la parte logistica del montaggio dei gazebo, degli stazzi viene quasi tutta dalla Prologo di San Giorgio. Un aiuto ce l'hanno dato l'Associazione Italiana Allevatori, che anche loro gestiscono un po' le anagrafi e le razze nel montaggio degli stazzi per gli ovini. E quindi un plauso enorme alla Prologo di San Giorgio, che però a sua volta deve ringraziare la Camera di Commercio, perché c'è stata una sinergia, una comprovata sinergia e riproposta anche quest'anno. Sì, alla Camera di Commercio da quanto ormai da diversi anni abbiamo riproposto l'organizzazione di questa fiera, la Camera di Commercio ci sta dando veramente una mano, sia dal punto di vista di finanziamenti ma anche dal punto di vista di organizzazione, comunque con loro effettuiamo diverse riunioni anche per un po' decidere come creare la fiera, quali sono gli espositori, a chi dare un pochino di più un sostegno e un contributo. Questo territorio abbraccia due comuni, il comune di Corognaneto e il comune di Cortino. Noi abbiamo qui due sindaci, il sindaco Gabriele Minosse di Cortino e Giuseppe D'Alonso di Corognaneto. Iniziamo con il sindaco Minosse, uno scenario stupendo che dà vita a questa manifestazione che arriva alla 155esima edizione. Sì, è fantastico, ormai diciamo, è decollata da qualche anno, è proprio esplosa, è fantastica, è molto sentita, è come vedete dalla gente che è presente, dai prodotti fantastici e dalla pastorizia che poi è il nocciolo della questione. È già mattina presto, ma oramai si è dato completamente il via a questa manifestazione eccezionale, la piazza si è riempita. Una cosa da sottolineare dopo che volevo chiedere al sindaco di Corognaneto, la sinergia che c'è tra i comuni, perché insomma questa è una cosa organizzata con la collaborazione del comune di Cortino e non solo. Sì, esatto, ha detto bene, la sinergia che si crea in montagna, una montagna sempre più abbandonata dalle istituzioni, dagli enti, ma che comunque va in autotutela. Quello che facciamo Corognaneto e Cortino e poi ovviamente con la Camera di Commercio, con il BIM, con le istituzioni che ci stanno vicino, magari è assordante l'assenza del capostipite, della regione, ma comunque noi ci difendiamo lo stesso. Con Cortino abbiamo un buon rapporto, l'evidenza di oggi ne è la dimostrazione, non è solo una fiera, non è solo un momento di spasso, ma anche un momento di economia. Ci sono tante associazioni, ci sono tante attività che si mettono in moto e che comunque al di là del valorizzare il prodotto tipico della fiera, cioè la cosiddetta pecora, svalorizzano anche un attimino la loro economia.